ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video tag. Questo video, come vedete dal titolo, è un I Love Summer, è in collaborazione con una ragazza che anche lei fa video qui su YouTube, che si chiama The Gabri Shop. Giù nell'info box trovate il link al suo canale e ovviamente il link intorno a questa faccia vi rimanda al suo video di questo tag. Abbiamo deciso di fare questa collaborazione, gliel'ho proposta io perché ho trovato che la mia idea di cosmesi, trucco, benessere, eccetera, combacia molto con quella che anche lei cerca di portare da forse più tempo di me qua su YouTube, cioè l'economico non è sempre cattivo. Comunque, a volte è ancora meglio del super costoso, quindi più o meno le idee sono molto simili. E poi è una ragazza molto solare, lei è triestina se non sbaglio, è dolcissima, abbiamo qualche anno di differenza, però è una forza della natura, mi piace un sacchissimissimo. Un bacio Gabri, ciao, grazie, grazie, grazie! Allora, il tag si compone di diverse domande. Allora, la prima domanda che ovviamente vi metterò giù nell'info box è ovviamente siete taggate tutte quante, potete risponderci con un videomessaggio, con scrivendo i commenti, come volete, come preferite, per noi è uguale. Allora, la prima domanda è smalti preferiti per l'estate. Allora, io non faccio molto la differenza smalti estivi, primaverili, smalti invernali, metto ciò che mi piace quando mi piace, però ovviamente uno predilige colori un po' più sgargianti in estate, a me piace molto abbinare tutti i colori, non so, metto accessori, blu, rosa, per esempio rosa, e mi vesto in rosa, metto le scarpe rosa, la borsetta rosa, mi trucco in rosa, sì, faccio la signora rosa. Però mi piace molto. Però uno smalto a cui non rinuncio mai e so che mi posso fidare, e ovviamente ho dato una botta con l'anellozzo sulla scrivania, è una specie di nude. Vi mostro questo della Cutie Spari, non è proprio un nude nude nude, ma è un pescato tendente al nude. Questo si chiama Coral Neutral. Mi piace molto, come passata da quel leggero sbrillio pescato, perché comunque è un colore perlato, non cream, e mi piace tanto, lo uso molto spesso anche quando per esempio vado in vacanza e non mi porto altri smalti, una sola passata dura tantissimo e ho le unghie curate, sia mani che piedi. Un altro smalto che mi piace, però ancora devo iniziare a usare, l'ho comprato apposta per l'estate, è questo dell'Astra Effetto Gel, è il number 815 Even, molto carino, un color puffetto. Ovviamente mi piacciono i rossi, li adoro, quando metto le scarpe rosse, mi metto un bel rossetto rosso, mi piace avere il rosso sulle unghie. Rosa intenso, non può mancare. Un bel verdolino, sempre molto carino. Allora, non vi ho detto, il rosso è della Deborah, il numero 661. Questo è della Crystal, il numero non c'è più, si è cancellato. Il verde invece è di Debbie, sono i Color Play 61. Questo ha degli sbrilli verde acido e dorato sulle unghie, è bellissimo, mi piace un sacco. Ovviamente mi piacciono i bianchi, scusate il casino, ma ho la finestra, il balcone aperto, caldissimo oggi. Come stavo dicendo, mi piacciono i bianchi, e bianco mi piace, bianco gesso puro sull'unghia, sulla mano abbronzata, con la mano abbronzata, io non mi abbronzo, però ci provo, quando ho quel lieve sentore abbronzato mi piace molto mettere il bianco completamente gesso, quello che si usa per fare la lunetta del French, intendiamoci, mi piace tanto, lo trovo molto elegante, molto carino. E ovviamente un bianco latte che, come il nude, sono quei colori che ti sistemano, diciamo, non sai quale mettere, scusate, fa troppo caldo sti capelli. Questo bianco latte della It Style, il numero 32, quello bianco è della Crystal, ma non ho più il numero. Lo so che è estate, ma io adoro, SO2, io adoro il nero, adoro mettere il nero estate, primavera, autunno, sempre, mi piace un sacco.
Questo è della Biap del numero 52. E poi un colore prettamente estivo, un bel arancione. Questo è della Collistar, il numero 61, mandarino lacca. Questo è bellissimo, sono passati e avete questo colore. Wow! Ok, ho perso 5 minuti solo per parlare di smalti. Vabbè. Con questo anello mi farò male oggi. Seconda domanda. Colore must have per i rossetti e gloss estivi. Idem sopra, non faccio differenza. Però adoro il rosso, adoro mettere anche soltanto il lucidalabbro, non truccarmi molto il viso, mettere solo il lucidalabbro o un rossetto rosso e mi sento perfetta. Questo rossetto è un vecchio colore della Revlon, un Super Lustrous 52-52 Baby Berry. L'ho trovato in fondo al cassetto e dicevo, ma perché non l'ho più messo? È bellissimo, mi piace un casino. È troppo carino. Poi solo picchiettato da quel sentore di colore, colore pieno e molto dark per la sera, insieme allo smalto nero, secondo me, stavo bene. Questo non è il tag per me, sto scherzando. E poi mi piace ovviamente i colori molto trasparenti sulle labbra, al quale mi piace dare molto uno sheer colorato, di colori un po' particolari. Uno dei miei colori preferiti dopo il rosa è il celeste. SO3, mi farò malissimo. E mi piace mettere sulle labbra un pochino di questo ombretto in crema della Kiko, il numero 9, giusto preso così e picchiettato sulle labbra, steso e sfumato bene. E sopra ovviamente mi piace mettere un goccio di gloss, questo è della Kiotis Paris, il numero, che numero 6? Etoile Magique, è un trasparente zeppo di glitterini. Non so se si nota. Comunque mi piace dare questo sentore di colore e ovviamente smorzato e amalgamato con un lucidalabbra. Guardate il rossetto quanto è bello. Lo adoro, sarò un po' pazza ma mi piace. Forse a volte lo faccio anche con il verde, ma col blu mi piace ancora di più. Poi, il tuo capo preferito per l'estate. Allora, il mio capo preferito per l'estate è una camicia, me l'ha regalata mia sorella. È in questo color azzurro cielo, bellissima, è lunga. Vediamo un po' se riesco a farvela vedere. Allora, si abbottona qua, rimane aperta, è molto lunga, a me arriva più o meno al ginocchio, con queste punte, ha le punte anche sulla manica, che presenta questa bella lavorazione. Ovviamente la lavorazione va sopra il gomito e questa è svolazzante. Adoro questa camicia in cotone, vi ho detto me l'ha regalata mia sorella, mi piace metterla tipo sui pantaloncini, che viene più lunga del pantaloncino della minigonna, mi piace metterla sui jeans, sui pantaloni bianchi. Sotto metto un top comunque chiaro, neutro, un azzurrino, un bianchino per non fare troppi contrasti, ma io l'adoro, bellissima, mi regala mia sorella, quindi è ancora più importante. Poi 4, il trend di quest'estate che ti piace. Ovviamente come ogni estate si presentano, li chiamano trend della stagione, questi vestitoni lunghi, molto zingareschi, con i fiori, lunghi che arrivano giù fino ai piedi, molto molto belli. Io li adoro, adoro anche le gonne lunghe. Comunque i miei preferiti sono, li ho visto, però devo andare a comprare appena ho un attimo per scendere, organizzarmi e andare a vedere. Bianco senza spalline, quindi da qua arricciato sul seno, che parte morbido, ha un taglio impero, parte morbido da sotto al seno più o meno con una fascia e va giù liscio, bianco, in cotone, l'ho visto, è bellissimo, lo devo andare a comprare assolutamente. Allora, fiore preferito per l'estate. Allora, non sbocciano molti fiori in estate, questo è vero, è più la primavera è il periodo dei fiori, però ce ne sono alcuni. Il mio preferito, anche se non ho un pollice verde, quindi non mi permetterei mai di ok, ora me lo coltivo. Comunque il mio preferito è la zinnia, vi metterò ora una fotografia. Sesta domanda, candela preferita per l'estate.
A me non piacciono molto le candele, lo so che sono fuori moda youtubiana, non piacciono molto. Io adoro gli incensi, non li uso perché mia madre le danno un po' fastidio, però quando lei non c'è, che si è andata in vacanza oppure so che non torna a casa, mi piace profumarla con profumi tipo alla menta, al limone, il lime pure buonissimo, comunque frutta, cioè agrumati che danno quella cosa di fresco con questo caldo. La candela non mi piacciono molto, preferisco gli odori, non vedere la candelina, quindi preferisco un incenso. Accessorio preferito per l'estate è sempre in celeste, questo me l'ha regalato la mia mamma, ed è questa collana. Allora, abbastanza lunga, oppla, ora la indosso, anche se ho altre cose, vabbè. Ok. È fatta così, ha tutte queste perlettine di diverse dimensioni e diverso colore. Si chiude in una rosa, bellissima, mi piace un casino, e altre tre pallottole giù. La uso anche in inverno, però in estate questo colore è proprio estivo, bello, mi piace un casino. Troppo carina. Ho perso anche un brillantino, ma non mi interessa, la uso lo stesso, perché poi la rosa è laccata, come se fosse laccata dentro, è troppo bella. Me l'ha regalata la mia mamma poi. Profumo preferito per l'estate. Io ho una piccola allergia ai profumi, quindi non ne uso, però mi piace molto il tonico alle acque di rosa. Mi piace usarlo come acqua profumata. Lo tampono in un batuffolino oppure lo metto in uno spray e me lo spruzzo un po' addosso. Poi se lasciato in frigorifero è comunque un'acqua rinfrescante. Io la adoro specialmente durante le vacanze, quando me ne vado a mare, tornare al mare dopo la doccia e dopo il sole, spruzzarsi l'acqua alle rose e vi rigenerate. Cosa ami dell'estate? Allora, io sono una sportiva fondamentalmente, gioco a pallavolo, quest'anno ho giocato anche in Serie C, quindi adoro il fatto di poter, io al mare, basta che attraverso la strada sono arrivata al mare, e quindi adoro scendere a mare e farmi anche solo una nuotata. Quindi dell'estate amo il fatto che posso rimanere a molo nel mio ambiente naturale. Io sono nata sotto il segno dei pesci e mi considero un pesce fuor d'acqua, quindi adoro il mare, adoro non tanto la sabbia, prendere il sole, perché poi in questa carnagione bianca non è che mi abbronzo, divento un po' doratina, questi capelli divento un po' doratina, però adoro stare in acqua, nuotare, stare proprio anche a mollo. Ci rimarrò le ore, a volte mi rimango così tanto che le mani si segnano proprio assai, ma adoro l'acqua, io sono veramente un pesciolino fuor d'acqua. Com'è il tempo in estate dalle tue parti? Allora, io abito, come ho detto, di fronte al mare, quindi anche se ci sono i 40 gradi con umidità, c'è sempre questa bella brezza di mare che rende tutto più meno soffocante, quindi è piacevole l'estate qua da me. Poi anche la sera si fa caldissimo sul lungomare, questa brezza ti rigenera, veramente è piacevole. Ovviamente se ci sono 45 gradi con un tasso di umidità al 1000 per 1000 si schiatta anche qua, però è piacevole l'estate qua a Salerno. Già nell'entroterra, tipo qua, fino a 12 anni fa abitavo a Battipaglia, un paese qua vicino, che nell'entroterra e poi in una specie di conca, là non è, ovviamente lontano dal mare non arriva la brezza di mare e si soffre perché c'è solo umidità. Invece qua la brezza di mare rende tutto veramente molto, molto, molto più piacevole. Qua c'è il sole, c'è il mare, io adoro l'estate. Allora, che programmi hai per le vacanze estive? Quest'estate, tra esso 43, fra fine luglio partirò con il mio fidanzato per Praga. Faremo una piccola vacanza di qualche giorno a Praga. A me non piacciono tanto le vacanze al mare, perché, come ripeto per la terza volta, ho il mare qua. È proprio qua. Non in camera, proprio fuori dalla mia camera. No, comunque il mare è vicino, quindi non mi piace molto, tra virgolette, spendere soldi per una cosa che ho già sotto casa. Quindi preferiamo, sia io che mio fidanzato, fare delle vacanze culturali. Spesso e volentieri
riusciamo ad andare a spostarci comunque qua intorno, tipo la costiera amalfitana che sta da questo lato sulla costa salernitana. Non siamo mai stati dall'altro lato, cioè la zona del Cilento, anche se è molto bella, il mare comunque è bello, Paestum, chi di queste zone o comunque ci è venuto sa che è molto bella, anche culturalmente parlando. Poi se vogliamo spostarci un pochino di più per andare a mare, il mio fidanzato ha una proprietà in Calabria, quindi andiamo a mare, ci organizziamo il giorno prima per il giorno dopo, ce ne andiamo a mare in Calabria. Ok, le domande di questo video tag sono finite. Io ringrazio di nuovo Gabriella per essere stata così gentile da accettare questa collaborazione. L'ho un attimino assillata. Scusa Gabri, sei stata veramente un angelo. Grazie, grazie, grazie. So che sei impegnata comunque, il lavoro, eccetera. Ti ringrazio, sei stata favolosa. Spero di riuscire a ricollaborare con te, e perché mi è piaciuto tanto la tua gentilezza, cioè mi potevi benissimo dire di no, invece alla mia prima proposta hai detto che non ce l'avresti fatta e hai accettato una seconda proposta così tranquillamente. Grazie, veramente grazie, sono emozionata. Ok, vi ritaggo tutte, se vi va rispondete sia con un video messaggio o anche con dei commentini, se non fate video è uguale, vogliamo sapere le vostre abitudini estive. Ok, io e Salerno con questo caldo vi salutiamo, oggi ci saranno 750 miliardi di gradi più anche l'umidità. Oh, fa caldissimo. Mando un bacio grosso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao Gabri! In gamba, alla prossima, ciao!